Parma come Parigi ed il Circolo Castellazzo come il villaggio del Roland Garros, dove si sono vissute le finalissime dei rispettivi tornei. Infatti, se nella capitale francese andava in scena l'ennesimo atto della sfida Nadal-Federer, nella città del Parmigiano, considerato da sempre una piccola Ville Lumière, si giocava la finale del primo torneo Open Fiducia, iniziato il 28 maggio con un montepremi totale di 8.000 euro, tra l'aretino Luca Vanni ed il marchigiano Alessandro Tombolini, entrambi atleti del Castellazzo Tennis Club di Serie A, con l'arbitraggio di Tiziano Gozzi della sezione di Reggio Emilia e sotto la supervisione del giudice arbitro Maristella Dorotea di Piacenza. Le nuvole cariche d'acqua, che incombevano su Parma, hanno obbligato gli organizzatori a spostare in extremis la partita dal campo centrale a quello indoor, passando dalla superficie intera rossa a quella sintetica, favorendo di più così il già pronosticato Luca Vanni, testa di serie numero 1, che alla fine ha vinto il torneo con un doppio 6-4. Da segnalare che i due finalisti hanno battuto un'alta concorrenza e nonostante la concomitanza in TV con il famoso Roland Garros, non è mancato un folto pubblico di appassionati per questa manifestazione inserita nel programma di Parma Città Europea dello Sport, che alla fine ha riscosso un notevole interesse. Siamo arrivati dopo una settimana di gioco e di moltissime partite alla finalissima. Qui per il primo torneo Open Fiducia siamo al Circolo del Castellazzo, è domenica pomeriggio e come potete vedere mentre io parlo la partita si sta svolgendo al chiuso. Purtroppo il tempo ci ha rovinato proprio l'evento più importante, la finale. A giocarsi il primo premio sono due giocatori molto conosciuti qui sulla città di Parma, sono due giocatori che giocano alla Serie A e sono tesserati quindi per la Castellazzo Tennis Club, sono Luca Vanni e Alessandro Tombolini, che è anche il nostro maestro. È stata una manifestazione molto importante, ha avuto parecchi iscritti di categorie molto alte, che è iniziato sabato scorso, sabato 28 maggio. È la prima edizione del torneo Open Fiducia, un montepremi molto ricco perché sono 8.000 euro e per essere un Open nazionale è sicuramente, per quanto riguarda il circuito appunto nazionale, il più alto. Alle nostre spalle si sta svolgendo la finale del primo torneo Open che si svolge qui al Castellazzo a Parma, un torneo veramente di grande qualità. Infatti le prime 8 teste di serie erano formate da tutti da giocatori che avevano una classifica ATP. Veramente entusiasmante perché la qualità era molto elevata. La testa di serie numero 1 è arrivata in finale, che si chiama Vanni Luca del Castellazzo. L'avversario è Tombolini, pure del Castellazzo. Non era prevedibile che arrivasse alla finale, però ha fatto un torneo veramente molto proficuo e di conseguenza è giusto che sia dove sia. Io spero che il pubblico si sia divertito e abbia visto un tennis veramente interessante. Ho appena finito la finale con Luca, persa 6-4-6-3, quanto è finita? Ti ricordi? 6-4. Ti colgo subito impreparata. 6-4-6-4, bravo. E niente, ci sono stati due break, uno nel primo, uno nel secondo, io ho avuto un paio di passaggi a vuoto, lui ne ha approfittato, poi dopo ha servito veramente bene, come secondo me anche meglio di come servivi in Serie A, o no? Diciamo di sì, perché... Mi sembra di sì, perché mi arrivavano delle pallate a destra e a sinistra. E quindi niente, sono stato, non so se penalizzato dal fatto di giocare dentro, perché in terra forse l'avrei potuto far correre di più, anche se mi faceva correre anche lui, secondo me. E quindi niente, alla fine l'ha spuntata lui. Io sono contentissimo del torneo, fatto in casa, sono il maestro qui, c'era tanta gente. Tanti ragazzi, tante ragazze, quindi veramente felice. Passo la palla al mio compagno. Ex compagno. No. Niente. Dico sono molto felice di aver vinto questo torneo, soprattutto perché è al circolo dove gioco la Serie A1. E come diceva Ale, molto probabilmente sì, se si fosse giocata all'aperto ci sarebbero stati più scambi, però diciamo no, sono quando hanno deciso i giudici di giocare dentro, sinceramente ero più contento perché comunque avrei corso meno, infatti diciamo così è stato. E niente, ringrazio tutti gli sponsor, ringrazio il circolo, ringrazio chiunque del Castellazzo
per la realizzazione di questo torneo, gli organizzatori, i giudici, e cosa dire, arrivederci all'anno prossimo. Ciao.